Allora, intanto benvenuti. Ringrazio l'assessore di essere venuto nella nostra casa del giovane. La parrocchia ha iniziato un bel lavoro qua con ormai da tempo. Abbiamo fatto i lavori di ristrutturazione della sala Corio e dell'ex teatro, che poi è diventato una sala di fronte chiamata Sala Poleo, come è noto, e poi appunto abbiamo iniziato un lavoro di ristrutturazione della casa del giovane, che fino al 2009 è stata adibita a bar e a struttura per le attività di gruppi parrocchiali. E con la ristrutturazione della sala Poleo sono stati costretti appunto a chiudere l'attività del bar e adesso con la sala Poleo funzionante abbiamo messo mano a questa struttura e questo ci dà appunto la possibilità di ripensare anche un po' la vita di questi ambienti. Abbiamo preso contatto con la cooperativa Samarcanda e in maniera da poter offrire al territorio un ambiente sano con un progetto educativo. E la cooperativa Samarcanda cercava questo, un ambiente in cui poter incontrare il mondo giovanile. E quindi le esigenze della parrocchia e le esigenze della cooperativa Samarcanda si sono incrociate a perfezione. E la cooperativa Samarcanda, guardando questo ambiente, ha detto perché non facciamo anche un incontro con i giovani che studiano? E quindi è sorta questa collaborazione a livello di comune, ha avuto la possibilità di questo progetto di poter installare dei computer e far sorgere delle aule studio e di fornirsi il materiale. Ecco, quindi grazie all'assessore che ci rappresenta oggi il comune e ringrazio anche il signor Bruno che a nome della parrocchia appunto presenta un po' il progetto. Bruno Zattara, sono il presidente dell'associazione Gruppo San Giorgio, che in pratica ha una funzione sociale e missionaria in parrocchia. Questa associazione si affianca e si integra nella realtà parrocchiale con il volontariato e appunto queste strutture come Sala Poleo e anche la Casa del Giovane possono vivere in questi momenti appunto grazie alla forza del volontariato che sta alla base. In pratica anch'io vorrei ringraziare qui l'assessore Pizzolato per la disponibilità e anche informazioni, per la disponibilità che ha dato già da subito per il progetto che stava alla base di tutto, sono stati molto sensibili, diciamo, alle nostre esigenze. Questo ci ha rafforzato anche nelle nostre idee e nelle nostre capacità per proseguire, diciamo, in quello che era parte del nostro ideale, diciamo, di dare a Poleo e a tutte le comunità una forza culturale nuova e forze, diciamo, innovative che possano integrarsi non soltanto con la comunità di Poleo, ma anche con tutte le comunità dell'Interland adiacente. Altro non so se. 8 postazioni in due stanze sono. Sì, allora ci sono, questa è una in pratica. Sono delle stanze telematiche, viene chiamata stanza telematica San Giorgio Poleo. Sono più stanze dove ci sono 8 postazioni più un server che fa alla base, diciamo, con il campus già
instaurato dal comune in precedenza nel tempo passato. Quindi c'è anche questa integrazione, diciamo, con l'amministrazione comunale, ed è giusto che tutte le comunità capisca che quando delle entità, quali le parrocchie e le associazioni, si integrano con il loro volere e con il proprio credo, rivolgendo alle amministrazioni comunali dei progetti, è bello vedere che anche l'amministrazione stessa risponde a questo in modo molto positivo. Come orari qua vedo sarà attiva aperture serali. Avete già definito orari, sì, modalità di accesso? Ci sono adesso con l'apertura sabato della casa del giovane, diciamo, c'è l'inaugurazione. E in pratica c'è una scaletta di orari che sono 33 ore settimanali, ripartite logicamente nelle varie giornate. Ci sono degli orari pomeridiani e anche serali, dove i giovani e gli studenti, ma non soltanto queste persone, anche persone che abbisognano di partecipare o di vedere cos'è una postazione internet o utilizzare il PC per scopi personali o di studio, e quindi possono essere anche persone anziane che vengono qui e possono utilizzare, diciamo, le stanze telematiche per poter accedere magari anche ai servizi che il comune o le varie istituzioni mettono in piedi per dare una risposta più adeguata alle esigenze dell'utenza, diciamo. Potrebbe essere, parlo così, può essere home banking o magari in futuro quello che può essere la richiesta di un certificato familiare in comune. Già ecco, già adesso mi confermo l'assessore. Allora anche noi ringraziamo dell'ospitalità per oggi e anche così di aver un po' sposato questa iniziativa, così direi che ben si colloca in questa idea che abbiamo un po' di nuova Schio per i nuovi abitanti, no? Dietro la citava prima la rete del campus, dietro a questa nuova piazza telematica c'è un lavoro del comune, ci sono già 15 km di fibra ottica, 8 km di progetto che stiamo già anche installando, ci sono una quindicina di luoghi pubblici, scuole, palazzi, piazze della città, che sono dotate di una serie di hotspot per potersi connettere, no? E ci sono tutti i ragazzi del campus che hanno la password, tutti gli utenti della biblioteca che hanno la password per accedere, ogni cittadino può richiedere la piazza telematica e potrà anche richiederla qui, la password per accedere a questa rete. E quindi è un programma di diffusione delle tecnologie per dare a tutti questa opportunità di connessione. E qui credo che c'è anche un motivo in più l'essere nella casa del giovane. Provo a fare un discorso un po' più complicato, ma quando parlavo di nuovi abitanti, no? Allora, questi ragazzi adesso hanno queste possibilità di connessione, stanno crescendo dei ragazzi che hanno veramente anche delle funzionalità addirittura diverse. Noi siamo vissuti in ambienti che erano, studiavamo sui libri, vivevamo in ambienti chiusi, le relazioni erano quelle dirette, ora questi ragazzi sono abituati ad apprendere ovunque, in modo diffuso, essere connessi col mondo anche dalla loro camera, riuscire ad avere relazioni anche sociali importanti,
con persone in tutto il mondo, talvolta la relazione più importante anche di quelle di prossimità. Il mondo sta modificando in questo senso, pensiamo a cosa sta succedendo in Africa, che credo che tutti possiamo dire che non starebbe succedendo se non ci fosse, o non almeno adesso starebbe succedendo, forse sarebbe successo un po' più avanti, ma c'è stato anche questo sistema come di comunicazione, di relazioni nuove che sta permettendo di far valere i valori anche di democrazia all'interno del nuovo continente. Quindi c'è tutto un mondo nuovo che talvolta i genitori sono anche un po' impreparati per seguire i ragazzi, un mondo nuovo però su cui è importante essere comunque orientati ai tipi valori e riuscire ad avere questo nuovo tipo di relazioni facendo riferimento ai valori che però sono quelli importanti e quelli di sempre. Ecco, quindi luoghi come questi che sono anche in cui ci sono anche la presenza della parrocchia, della cooperativa, degli operatori, sono anche fondamentali per costruire, direi, questo passaggio dal mondo reale dei valori a questo nuovo mondo altrettanto virtuale che però è dato ecco, da queste nuove possibilità di relazione. E quindi direi è essenziale questo. Noi stiamo lavorando per fare in modo di arrivare proprio anche nei quartieri, diciamo periferici oltre che al centro, e la prima occasione è questa di Poleo. Ringraziamo la Regione Veneto che abbiamo potuto usufruire di questo finanziamento, però ecco, anche va detto che questo finanziamento ha tutto questo risalto, perché direi questo intervento si colloca all'interno di questa prospettiva più generale che abbiamo come amministrazione e da oggi anche insieme con loro, insieme con San Marcanda che già collabora nella piazza telematica e l'Informa Gioia. Se posso aggiungere io qualcosa, saranno attivati logicamente in questa stanza prima dei corsi rivolti anche a persone che non sono capaci a utilizzare il computer, quali gli anziani o persone che hanno bisogno e che ne sentono la necessità è sempre più in pratica. Bene. Bene. 8 minuti.